Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Buongiorno, buongiorno a voi. Sono Michele Romano, oggi sono presidente della Croce Verde di Verona, l'associazione importante di volontariato, e da sempre sono impegnato in alcune attività e servizi, come ricordava il presentatore, che hanno iniziato con Sant'Anna del Faeto, dove facevo il segretario comunale, dal 67 al 72, per poi dopo sbarcare nella sanità di Verona e della regione del Veneto. Lei nel 95 è diventato il primo direttore dell'azienda ospedaliera integrata, per poi nel 2002 diventare anche direttore amministrativo dell'ASL 20 di Bussolengo. Insomma, una vita dedicata alla sanità pubblica, giusto? Sì, proprio così è nata questa storia della sanità, un po' in modo impreciso, in modo strano, nel 1972, quando sono stato chiamato a fare il direttore di un ospedale, l'ospedale di Soave. Allora eravamo nella fase precedente la grande trasformazione della riforma sanitaria, e da allora, dal 1972, ho continuato a operare nell'ambito della sanità. Sono stato a Soave, San Bonifacio, nelle USS della provincia, soprattutto nell'est di Verona, Legnago, fino a provare all'azienda ospedaliera di Verona nel 1993 come commissario e amministratore straordinario. Una vita intensissima, però oggi lei qui è ospite come autore del libro Il lungo filo della mia vita. Di cosa si tratta? Il lungo filo della mia vita è una storia nella quale ho cercato di ripercorrere questa mia lunga vita, perché insomma ho più di 80 anni e quindi di cose ne ho viste. Eh sì. E questo lungo filo intende ripercorrere i miei ricordi che iniziano nel 43 a Lugo di Valpantena, durante il periodo della guerra, quando la mia famiglia era sfollata, come si usava dire allora, fuori dalle città per evitare i bombardamenti. E da allora ho ripercorso con gradualità tutto il cammino che ho ovviamente tracciato nella mia vita. Ma potremmo dire che la sua opera è un po', sì, autobiografica, ma raccoglie un pochettino gli ultimi 80 anni di storia, se partiamo dalla guerra, ad andare ad oggi o no? Sì, oddio, forse il termine storia è forse un po' pretenzioso, ma certamente ripercorre un cammino che mi ha visto coinvolto nella trasformazione straordinaria della nostra città dopo la guerra degli anni 40-45, che hanno visto la città piegata, distrutta nei suoi ponti, e quindi in una fase di grande sviluppo e di trasformazione. E in questo periodo ho cominciato a comprendere quanto era importante questa città per me e per i rapporti che nel frattempo gradualmente si andavano sviluppando. Il libro è suddiviso in quattro parti, giusto? Sì, il libro è suddiviso in quattro parti perché ho cercato di sintetizzare alcune fasi di questa mia vita, raccogliendole nei periodi che mi sembrano più rilevanti da un punto di vista della sintesi. Il primo periodo riguarda la fase della mia infanzia, ma soprattutto il periodo scolastico, e quindi tutta la mia prima vicenda di vita quando ero ragazzo e sono stato trasportato da mia nonna in Sicilia per rivedere i suoi parenti, perché aveva là le sue radici. Lei era di origine siciliana, ma il suo nome Barreca era spagnolo, perché la sua famiglia era spagnola, sfuggita alle questioni religiose che avevano travagliato la Spagna. E lì si era creato un feudo suo nella loro famiglia, e lì sono ritornato perché era stata chiamata improvvisamente da un personaggio un po' particolare, che era un importante mafioso, il capomafia della Sicilia di quel periodo, perché voleva acquisire un'area di proprietà, e quindi di mia nonna. Sì. E quindi lì mi ha portato giù, e così ho conosciuto nella prima infanzia
questa storia particolare. Poi dopo le vicende si sono sviluppate con il mio rientro a Verona, perché sono stato lì poco meno di un anno, ho frequentato la seconda elementare e ho ripreso a Verona gli studi in modo da completare tutta la mia fase di scolastica. Nella seconda fase racconto proprio la vicenda del liceo, di tutte le vicende che in quel momento si sono sviluppate e ho cominciato a la mia vita professionale come segretario comunale nel 67, avendo vinto un concorso nazionale come segretario comunale, perché volevo tornare assolutamente a Verona, dove io ho lasciato il mio cuore e dove tuttora vivo. La terza parte di questo libro riguarda un po' gli aspetti più importanti di questa mia vicenda, proprio quello con l'ospedale di Verona, e quindi con la storia più attiva nella città, la costruzione del Polo Confortini, il progetto e il finanziamento del Polo Confortini, che ha trasformato l'ospedale di Verona e ha messo le basi per quello che è oggi l'azienda ospedaliera. E poi l'ultima parte è la parte della mia attività professionale, perché ho voluto finalmente ritornare a fare l'avvocato, che era il mio sogno, per poi dopo a passare a fare il volontariato in senso pieno in Croce Verde, che è veramente una pagina importante della mia vita. Per cui, se noi volessimo etichettare i quattro periodi, diciamo la sua conoscenza con la terra siciliana, poi l'adolescenza a Verona, poi la sua crescita professionale e adesso questo suo grande sogno che è la croce, il sussidio e il supporto. Quattro colori li vogliamo inventare per queste quattro? Ah sì, Dio. I colori sono sempre difficili, perché non sempre riescono a sintetizzare gli stati d'animo. Però il primo, questo della mia infanzia giù in Sicilia con questa mafia, ha un colore un po' scuro, perché questo incontro con questo capomafia della Sicilia è stato un incontro che mi ha segnato, perché ho conosciuto una persona che nella sua forza e nella convinzione di poter arrivare dove voleva, la sua prepotenza, prepotenza, ecco la parola giusta, mi ha insegnato che nella vita bisogna anche confrontarsi con questi aspetti. E il secondo invece è quello della mia adolescenza, e soprattutto è stato un colore rosa, perché lì ho costruito il mio futuro, perché ho capito, come successivamente mi sono confermato, che lo studio è importante, lo studio è fondamentale per creare le basi per guardare quello che uno vuole diventare nella vita in maniera seria e concreta. E poi il periodo invece del mio lavoro, del mio periodo di segretario comunale a Sant'Anna, è stato un periodo di grande attività. Lì alcune cose non le posso dimenticare: aver salvato un po' questo comune che era in un disavanzo finanziario enorme, ma soprattutto avendo conosciuto l'avvocato Gozzi, aver contribuito in maniera importante a salvare il consorzio acquedotto della Lessigna, che alimentava tutta la montagna veronese e che era in una fase di grande disastro finanziario, e con Gozzi l'abbiamo salvato e portato a Verona. Verde, speranzoso, dai. Molto, molto verde, anche per la montagna, ma soprattutto perché lì veramente ho costruito la mia professione, il mio futuro. E poi c'è l'ultima fase? Questa fase è una fase che direi che è sul rosso, perché esprime proprio l'impegno sanguigno, la passione si è determinato in questa fase della mia vita. Per cui, parlando del suo libro Il lungo filo della mia vita con Michele Romano, abbiamo capito che i quattro colori che la contraddistinguono nei suoi anni sono il grigio, il rosa, il verde e il rosso. Visto? Abbiamo saputo qualcosa in più su di lei attraverso una domanda. Ogni parte del libro, per cui queste quattro parti, vengono poi concluse sempre con una bella carrellata di documenti e foto storiche. Perché? Ma perché ho cercato di
fermare come quasi nel tempo queste vicende con alcune immagini che hanno contrassegnato ovviamente il contenuto del libro. Mm-hmm. Sono fotografie che purtroppo non ne ho tante, perché molte le ho disperse, perché una parte della mia famiglia è rimasta giù in Sicilia mentre io sono rientrato qui a Verona, e quindi gli album di famiglia come sempre finiscono per essere dispersi, però alcune di queste foto le ho recuperate e ho voluto inserirle lì dentro per rendere più concreto insomma questo cammino. Ci sono le immagini di quando facevo la speleologia, di quando ero comparsa in arena, insomma alcune immagini che servono a segnare un percorso di vita un po' sempre immerso nella città di Verona. Cos'è questa storia? È comparsa all'arena, in che senso? Sì, perché nel 57 ho fatto per una stagione la comparsa in arena. Allora c'era che tra ragazzi insomma rappresentava per noi un punto di arrivo molto importante, e mi ha molto interessato. Allora quindi ho cercato di vedere cos'era questa arena, e quindi sono andato lì. C'è una fotografia di quando facevo la comparsa, perché effettivamente rappresenta anche quello un momento interessante. Era la norma di Bellini, e quindi ho cercato di rappresentare un po' questo periodo della gioventù nel quale tutti noi cercavamo di avere anche dei soldi a disposizione. Certo. E tra queste appunto le fotografie dei miei genitori, ma soprattutto della mia scuola, dei ragazzi con i quali ho condiviso il ginnasio. Allora abbiamo fatto uno sciopero un po' particolare, il primo sciopero credo di Verona degli studenti in occasione del 56 dell'occupazione da parte della Russia dell'Ungheria. Ah. In questa occasione con un gruppo di studenti, allora ero al Maffei, facevo il liceo, il ginnasio, anzi in quel momento il ginnasio, e abbiamo organizzato uno sciopero per protestare contro l'occupazione dell'Ungheria da parte della Russia. Evidentemente la Russia cambia alcune cose, ma no, io credo che sia rimasta questa indole di voler occupare, certo, a tutti i costi. Certo. Ma, per cui ancora prima dei moti del 68, lei già conosce cos'era lo sciopero, certo, finalizzato per qualcosa di sociale. Certo. L'animo era quello là. Di questi quattro periodi focali della sua vita, qualche aneddoto, oltre quello di cui mi parlava della nonna e l'incontro Credo che per esempio uno di questi, forse un po' particolare, è stato quando ho incontrato allora senatore Trabucchi, l'ex ministro delle finanze, e con lui abbiamo cercato di risolvere i problemi finanziari dell'acquedotto delle Lessini. Allora siamo andati a Venezia, dove c'era l'Enel, che era il creditore più importante del consorzio, perché era un'opera che richiedeva molte risorse di impianto elettrico per portare l'acqua da Peri fino su al Corno d'Aquilio, e con lui mi ha fatto fermare in via Carducci e mi ha detto si fermi qui, e mi ha fatto vedere una grossa pietra proveniente dall'Arena di Verona dove c'era scritto una famosa frase che esprimeva proprio un episodio di peculato in cui un amministratore del comune ha regalato queste pietre per sostenere, come c'è scritto, questo edificio. È uno degli episodi che mi ha particolarmente colpito, perché evidentemente le tracce della nostra arena, della nostra città, sono un po' sparpagliate un po' dappertutto. Ma poi soprattutto con Gozzi l'aver salvato l'acquedotto della Lessinia, aver organizzato soprattutto i funerali di Gozzi quando è morto all'interno del municipio, perché allora era un momento un po' delicato, e quindi abbiamo inaugurato anche questo dovuto ricordo e rispetto per questi amministratori che sono stati una parte fondamentale nella storia della città. E poi la mia vicenda all'università, la costruzione soprattutto del progetto per costruire il polo Zanotto, quello che è diventato il polo Confortini, insieme con
un gruppo di persone, ma soprattutto con l'ingegner Biasi, allora presidente della fondazione, che ha creduto in questo progetto regalando all'allora all'azienda ospedaliera 200 miliardi, una cifra iperbolica anche per allora, e che ha consentito di realizzare questo progetto. Questi sono episodi che hanno segnato un po' una parte della mia vita, ma soprattutto poi aver conosciuto, grazie a Flavio Tosi, Luca Coletto, che era diventato assessore alla sanità del Veneto e che mi ha trascinato a Venezia a prendermi un nuovo percorso che non avevo mai assolutamente pensato di poter realizzare e che quindi è stato per me una fase importante della mia vita. E poi l'ultima fase, come ricordava anche lei prima, la vicenda della Croce Verde. Croce Verde, che è una grandissima istituzione che è nata nel 1909 e che sta trasformando tutto il sistema del trasporto di emergenza di tutta la provincia, perché abbiamo voluto così creare le condizioni perché questo servizio rappresenti una realtà importante. Poi a me piace sottolineare questa cosa: lei in età adulta ha realizzato un sogno di sempre, avvocato e giudice tributario, vero? Sì, questa era perché io ho studiato giurisprudenza convinto di fare l'avvocato, perché era quello che desideravo fare, ma le vicende della vita, il voler ritornare a Verona a tutti i costi, mi hanno costretto a cercare delle modalità per sopravvivere che erano incompatibili con iniziare una professione di avvocato, e quindi ho sempre rinviato finché al termine del mio percorso di lavoro in azienda ospedaliera e nella URSS di Bussolengo ho chiuso i miei rapporti che erano incompatibili con l'attività professionale di avvocato e mi sono iscritto a fare l'avvocato. Ero molto avanti con gli anni e poi nel frattempo ho fatto il concorso per giudice tributario e sono diventato per 15 anni giudice tributario qui a Verona, e quindi ho messo insieme la professione di avvocato con quella di giudice tributario per realizzare questo mio sogno di gioventù. Dottore, lei ha nipoti? Sì, ho tre nipoti, che sono quelli a cui sono ovviamente particolarmente legato e che sono i ragazzi che rappresentano un po' il nostro futuro. A loro ho dedicato questo libro. Infatti mi chiedevo se uno di loro tre lei dicesse: nonno, perché hai scritto questo libro? Lì ho cercato anche di sintetizzare quattro parole su questo argomento, ma devo dire la verità, mi sono trovato di fronte a una grande trasformazione della nostra vita e ho pensato che forse raccontare ai miei nipoti cosa era successo a Verona in questi 80 anni poteva aiutarli a comprendere che il mondo è sempre in un grande cambiamento e che avere la forza e il coraggio di affrontare questi momenti di cambiamento, c'è sempre un modo per poter uscirne fuori bene, trovare le motivazioni, le ragioni per le quali le difficoltà alla fine si possono superare. Giusto, questo è un giusto. Po' il e senso. Questo sono i nipoti. Adesso a me, a Michele, a Vittoria o a quanti altri vogliono leggere la sua storia, perché dovremmo leggere il suo libro? Ma perché leggere il libro, come sempre, non è semplicissimo, perché ovviamente ognuno di noi vede in questi episodi tanti aspetti che possono anche apparentemente non interessare, ma in realtà credo che forse dalle difficoltà che ho incontrato nell'ultimo tratto della mia vita ho visto che ci possono essere delle motivazioni nuove che ti fanno comprendere che i grandi problemi che dobbiamo affrontare possono essere superati attraverso un po' la nostra storia, ma soprattutto nel ricercare all'interno nostro le radici per le quali noi siamo qui. Sì. E io ho ritrovato in queste ultime pagine i motivi che mi avevano aiutato quando ero ragazzo, forse anche nella fede, perché ho ritrovato anche un maggiore impegno nella fede e mi hanno aiutato a superare un grande problema personale che
temevo mi travolgesse, e invece alla fine ci siamo, la sto combattendo questa questione di malattie che c'è sicuramente dentro di noi, sappiamo che possiamo trovare risorse per poterle superare. E quello che non ci fa male alla fine ci fortifica. Da presidente della Croce Verde, un appello, perché credo che si abbia sempre bisogno, no, di volontari e quant'altro. Di cosa ha bisogno la Croce Verde? Ma noi abbiamo come Croce Verde avviato un processo di trasformazione di tutta la rete dell'emergenza, perché abbiamo ritenuto che noi, Croce Verde è un ente pubblico, abbiamo fatto un accordo di partenariato pubblico-pubblico con le amministrazioni per trasformare quello che era un sistema di affidamento a privati, al volontariato, alle croci, ma che era un affidamento, diciamo, come a dei fornitori. Uh-huh. Abbiamo voluto far sì che questo servizio di emergenza fosse un tutt'uno tra il soggetto che lo richiede, cioè il pubblico, e il gestore, che è un altro soggetto pubblico, per far sì che questo servizio divenga una realtà assolutamente radicata nel territorio. E poi noi come Croce Verde abbiamo anche un grande progetto, è quello di riorganizzare la nostra struttura che ci è stata donata circa 30 anni fa in via del Capitelli, in via Unità d'Italia, per realizzare uno studentato. È una realtà abbandonata e abbiamo voluto ricostruirla. Abbiamo già predisposto le prime pagine di questo progetto, lo presenteremo in comune entro quest'anno, ma siamo sicuri che Croce Verde lì potrà essere di aiuto alla comunità. Indubbiamente. Bene, dottore, siamo arrivati alla fine. Una domanda gliela devo fare su Edizioni 03, visto che è il nostro sponsor. Certo. Come sintetizza l'esperienza che sta vivendo, sta percependo con questa casa editrice, che tutto è tranne che casa editrice, nel senso è coccola i suoi autori perché sono parte integrante del successo dell'azienda. È proprio vero. Io ero molto incerto quando ho cominciato a finire questo libro sulla sua utilità, sull'interesse, e ho trovato nella edizione 03 invece un sostegno e quella carica che è indispensabile per trasformare quella che è un'idea generica in un progetto e in una realtà. Loro mi hanno dato convinzione, interesse, e hanno fatto sì che potessi concludere questo mio libro, queste pagine di questo mio libro, nella convinzione che possa essere effettivamente utile anche per chi avrà la voglia, la possibilità di leggerlo. E quindi devo dire che loro sono state una componente fondamentale perché questo libro esca e sia messo a disposizione di chi è a Verona e anche fuori sarà interessante. Il grazie sincero che arriva fino a loro. Bene, io la ringrazio. Abbiamo avuto ospite il dottor Michele Romano, che ci ha presentato il lungo filo della mia vita. Grazie a Edizioni 03 e grazie a Rete 2000. Io vorrei lasciarle il microfono per salutare tutti i radioascoltatori e avere la certezza che chi ha il cuore buono alla fine farà sempre cose buone. Sì, questo credo che sia proprio vero, perché se dentro di noi ci sono queste motivazioni buone, questo impegno per aiutare gli altri, per essere in qualche modo di aiuto, alla fine queste qualità vengono fuori e si riescono a realizzare. Io volevo chiudere con due messaggi. Innanzitutto un saluto ai ragazzi, ai giovani, perché vedono in questa società che appare così difficile in realtà possibilità di crescere, di sviluppare e di superare i disagi che stanno vivendo. Poi volevo salutare Verona, Magna Verona Vale, Valeas per secula, semper, et celebra gentes nomen tuo in orben tua, cioè celebrino le genti il tuo nome nel mondo, perché Verona è veramente una grande città. E poi vorrei dire che bisogna avere dentro di noi la voglia di farsi seguire nelle iniziative che adottiamo
almeno io uso un motto di Cicerone: virtute duce, comite fortuna, cioè fatti guidare, sostenere dalla qualità, dalla rettitudine, e avrai la fortuna accanto a te nei tuoi traguardi. Grazie a Michele Romano, il suo Il lungo filo della mia vita. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.